E bentornati nell'equipe del benessere. In questo programma in diretta, lo voglio ricordare sin da subito che siete in diretta, dove si può chiedere consigli, togliersi anche qualche dubbio, sfizio, curiosità per quanto riguarda la medicina estetica e tutto ciò che ruota intorno a questo ampio campo. Quindi vi voglio subito ricordare il numero a cui potete chiamare e poi introduciamo insieme la serata. Il numero è 93 59 843. Oltre magari a chi è un po' più timido, che ecco, si può vergognare ad esporre le proprie problematiche, può scriverci direttamente per email a equipedelbenessere@tv6.it. L'argomento di oggi ci riguarda un po', maschi, donne, diverse età. Si tratta un po' del grasso, purtroppo. Adesso ci avviciniamo pian piano anche alle festività natalizie e pensare a torroni e panettoni ci preoccupa. Ecco, grasso e adiposità localizzate. Nelle scorse puntate abbiamo visto come trattarle, curarle, eliminare queste adiposità attraverso delle tecniche che riguardano appunto la chirurgia estetica, chirurgia plastica, ma questa sera vogliamo trovare, conoscere altri tipi di tecnologie, di trattamenti meno invasivi, quindi che fanno parte della medicina estetica. Per cui in questa puntata abbiamo chiamato, invitato come ospite un medico chirurgo estetico, il dottor Donato Zizzi, che già in altre puntate ha accolto l'invito. Buonasera dottore, e ricordiamolo come insomma direttore appunto direttore medico estetico dell'equipe Dermoestetica, ci fornirà la sua competenza in quanto appunto informazioni, la consulenza scientifica riguardo della medicina estetica, quindi fondamentale in questo equipe del benessere. Ricordiamolo insieme, questo è uno spazio che vogliamo regalare a voi che ci state vedendo da TV6, dove appunto viene data informazione pura. Ma ecco, per introdurre questa puntata, quindi parlare di grasso, io direi subito di ricordare il sondaggio che abbiamo già lanciato nelle scorse settimane, il sondaggio che è presente online sul sito tv6.it, che la quale domanda appunto era: in quale peccato di gola cadi più spesso? Le varie risposte sono tante, ci sono cioccolato, pasta, pizza, anche perché no, un bel bicchiere di vino, quindi alcolici, birra. Dottore, ma tutti questi peccati di gola, come facciamo a non cadere in questi? Non è facile. Non è semplice neanche per lei. Certo, ci cadiamo tutti purtroppo. Ci sono sicuramente delle spiegazioni che poi andremo magari ad affrontare durante la puntata, ma effettivamente, ecco, diciamo che questa sera quindi parleremo sì, da un punto di vista così un po' di quelli che sono gli aspetti sociali di un'alimentazione sbagliata, per poi la seconda parte, ecco, andare un po' su quelli che sono i trattamenti, ma dobbiamo partire da un presupposto fondamentale. Ecco, il problema è il grasso, quindi l'obesità, certo. L'obesità, certo, che purtroppo è sempre più presente nella, sì, nostra società. Noi simpaticamente nel sondaggio abbiamo scritto il peccato di gola, certo, ma alla base insomma ci sono, non c'è, sì, soltanto, certo, il cioccolatino o altro, quindi questo problema di obesità effettivamente in cosa consiste, cos'è? È un grosso problema, è, se vogliamo, il più grande problema sanitario con cui i paesi occidentali si devono confrontare. Sta assumendo dimensioni catastrofiche negli Stati Uniti, un pochettino anche in Canada, ma soprattutto negli Stati Uniti, ma ahimè, noi che sembra che siamo in grado di prendere dagli americani tutte le cose cattive, praticamente stiamo importando in Europa anche questa tendenza che consiste in un aumento progressivo di peso della popolazione. Basta pensare che noi usiamo, per avere un'idea del grasso di cui un soggetto è portatore e dell'impatto che questo grasso avrà nella sua salute futura, l'indice più semplice da usare è l'indice di massa corporea. In pratica come si fa? Si moltiplica l'altezza al quadrato, per esempio uno è 1,60, si fa 1,6 per 1,6 praticamente, e poi questo risultato, sì, viene usato per fare una divisione, quindi il peso in chili diviso questo numero che viene. Ora, se viene un numero al di sotto dei 18, siamo probabilmente di fronte ad una magrezza patologica. 18-25 siamo grosso modo nella norma, 25-30 siamo più o meno sovrappeso praticamente, e oltre i 30 andiamo nell'obesità. Ancora una volta sarebbe il peso
diviso l'altezza al quadrato praticamente. Ora che succede? Succede che gli Stati Uniti negli ultimi, credo 15-20 anni per esempio, hanno visto un aumento del BMI medio, dell'indice di massa corporea medio della popolazione, più o meno di circa 5 punti, che è qualcosa di assolutamente mostruoso. E ahimè anche l'Europa si sta accodando, non abbiamo i livelli degli Stati Uniti, ma anche da noi praticamente rispetto a 15-20 anni fa l'indice medio di massa corporea è aumentato di parecchio. Questo che significa, purtroppo? Significa che siamo esposti un 20-30% di più alle patologie in qualche modo correlate ad una esagerata nutrizione e al sovrappeso. Ecco, noi parliamo di medicina estetica, quindi fondamentalmente il nostro passaggio mentale è quello di pensare soltanto all'estetica, certo, pura, alla bellezza, ma ricordiamo che ovviamente estetica è anche un corpo sano. Quindi assolutamente, estetica è solo un corpo sano, cioè la bellezza può essere solo figlia della salute, non ci può essere altra via di mezzo. Un piccolo aneddoto per rendere ancora più evidente quanto è importante. Sempre in America esistono le assicurazioni sanitarie, come sappiamo la sanità pubblica non è proprio più all'occhiello degli Stati Uniti, quindi le assicurazioni cosa fanno? Fanno pagare un premio a seconda del rischio di patologia che il soggetto ha. Ovviamente un soggetto di 70 anni con un progresso infarto del miocardio, con una malattia neurologica, col diabete, e pagherà una cifra enorme che spesso purtroppo non può pagare. Perché? Perché è ovvio che durante l'anno ricorrerà all'assicurazione moltissime volte. Ora, le donne che hanno una circonferenza della vita superiore a 88 cm e gli uomini che hanno una circonferenza della vita superiore a 102 cm pagano esattamente il doppio praticamente. Ora, gli americani non buttano i numeri a caso, pagano il doppio perché? Perché purtroppo questi soggetti rispetto a quelli che stanno al di sotto hanno una probabilità doppia di ricorrere all'assicurazione sanitaria, quindi di ammalarsi praticamente. Quindi ricordiamo questo breve calcolo per 88 cm per la donna, parliamo di girovita, e 102 cm per l'uomo. Ora, ovviamente la solita, non prendete tutti quanti la solita metro americanata, non è che uno a 101 può tirare un sospiro di sollievo, cioè ovviamente, certo, bisognerebbe stare un pochino Però ecco, l'indice di massa corporea è già un dato molto più attendibile. È un dato molto più attendibile. Insomma, diciamo altresì che molte volte ci troviamo delle situazioni limite in cui dobbiamo essere un po' più tolleranti. Per esempio un culturista che ha una massa magra esagerata, una massa grassa praticamente non più del 5-6%, 7%, ovviamente probabilmente l'indice di massa corporea può essere apparentemente troppo elevato, ma semplicemente perché ha una massa magra, diciamo, molto ben rappresentata. Ma generalmente però l'indice di massa corporea è un buon indice di... Ecco, nei peccati di gola soprattutto io immagino, esco un po' dalle righe, degli schemi di questa insomma puntata, però una curiosità io ce l'ho sempre personale. Il famoso cioccolatino per sfizio, il famoso fuoripasto, che penso sia quello che poi ci fa crescere il grasso nei punti proprio, certo, più visibili. Allora, qui ecco, magari, è la causa di questo, certo, effettivamente ci sfoghiamo per magari il nervosismo, oppure non so, per semplice gusto, per chi è buona forchetta ovviamente. Quali possono essere diverse cause? Ce ne sono altre che magari noi non possiamo immaginare, lo sfogo verso il cibo? Ce ne sono parecchie, e che parallelamente all'aumentato introito calorico, ancora una volta torniamo negli Stati Uniti, sono stato un mese e mezzo fa lì, passato un buon periodo, eravamo in quattro e ordinavamo per due, eravamo discreti mangiatori e avanzava del cibo praticamente. Quindi al di là adesso degli errori qualitativi, cioccolatino, le cose così via, c'è proprio una iperalimentazione proprio dal punto di vista quantitativo, quindi dovremmo un attimino rivedere un po' le abitudini, le quantità praticamente, le quantità. Dopodiché andiamo all'aspetto qualitativo, che magari anticipiamo quello che poi il collega nutrizionista dirà la prossima settimana. Che cosa succede? Che purtroppo stiamo scivolando troppo verso una dieta prevalentemente a base di carboidrati. Ora, basti pensare una cosa, a volte mi diverto a chiedere ai miei pazienti cosa pensi che sia la dieta mediterranea, ecco. Allora dicono il pane, la pasta, va bene, poi già la frutta, così. Tutti i carboidrati. Purtroppo abbiamo identificato la nostra dieta mediterranea, che obiettivamente è la più sana del mondo, con soltanto la prima cosa che ci viene in mente è il pane e la pasta. Ovviamente sono due tesori della nostra dieta, ma la dieta mediterranea è anche frutta, olio d'oliva, verdura,
formaggio e così via, cioè tutto quello che le nostre latitudini ci permette di avere a un costo irrisorio praticamente. E se andiamo un attimino a fare mente locale, che cosa scopriamo? Scopriamo che purtroppo la nostra dieta molto spesso ha perso tutte queste altri cibi che non sono i carboidrati. Facciamo un esempio: a colazione cornetto, brioche e cappuccino. Sì, cappuccino va bene, però la brioche già abbiamo dato una dose di carboidrati e grassi che dovrebbe bastare per la giornata. A pranzo il classico piatto di pasta non ce lo toglie nessuno, siamo d'accordo. Però poi a cena, non so, la carne che non si può mangiare, il pesce che così via, e magari si mangia qualcosina così, e ci ritroviamo con un bilancio calorico globale della giornata che vede un elevatissimo numero di carboidrati, quantomeno in percentuale, e uno scarsissimo contenuto di proteine praticamente. Questo che cosa fa? Ci va a causare delle alterazioni anche metaboliche, l'insulina aumenta, altri tipi di ormoni non funzionano bene, e quindi andiamo a trasformare il nostro organismo in senso anabolico, cioè nel senso di accumulare. E ahimè, mettiamoci poi l'altra faccia della medaglia, siamo diventati un popolo di sedentari, quindi che cos'è che andiamo ad accumulare? Muscolo? Ahimè, no, purtroppo accumuliamo grasso. Quindi bisogna affrontare un pochettino il problema dalla radice, cioè dobbiamo tornare un po' alle vere abitudini alimentari dei nostri nonni, e quindi sì, valutiamo i nostri sani carboidrati, ma rivalutiamo un pochettino anche tutto quanto il resto, e soprattutto dovremmo un attimino imparare a valutare un po' meglio l'apporto proteico. Perché? Perché le proteine molto spesso vengono demonizzate, che un eccesso proteico faccia male, e in realtà è vero, un eccesso proteico fa male, ma perché avere un eccesso proteico? No. L'importante sono le giuste dosi. Le giuste dosi, praticamente. Ecco. Ora, una persona così attiva, di mezza età, che ha un minimo di attività fisica e che svolge una vita molto intensa, ha in accordo a quelli che sono le correnti nutrizionistiche standard accademiche, ha almeno un 50-60 grammi al giorno di fabbisogno proteico. Basti pensare che una bistecca con l'osso mediamente ne contiene una trentina, quindi noi mangiamo una bistecca e siamo convinti di aver mangiato proteine per una settimana. In realtà, se non abbiamo mangiato almeno, che so, uno yogurt la mattina, un po' di affettato durante il giorno, magari delle uova o un po' di formaggio, qualche cosa, noi alla sera non arriveremo mai a questa. Ecco, poi riallacciandosi anche alla medicina estetica, il deficit proteico cos'è che porta? Tutto quello che è solido, la cute, i capelli, le unghie, sono proteine. Se mancano le proteine, purtroppo il primo risultato sarà anche un invecchiamento precoce, la comparsa di rughe. Nei giovani la comparsa delle smagliature, che hanno una origine fondamentalmente genetica, ma quasi sempre in un soggetto giovane di 14-15 anni che presenta smagliature, indagando sulle abitudini alimentari, noi andiamo a sviscerare e a scoprire una carenza proteica, a volte anche totale praticamente. Ecco, un'altra curiosità che mi viene invece a proposito delle adiposità localizzate, è un po' il luogo comune, e le volevo chiedere se c'è effettivamente una, come dire, un'associazione tra gli alimenti che si mangiano, ecco, magari suddividendoli in proteine, carboidrati, grassi, tra la sostanza, diciamo, dell'alimento e appunto il grasso che si localizza. Quindi, non so, di solito si dice: ah, ho mangiato un po' più dolci, mi sono usciti i fianchetti, ho mangiato un po' più di pasta e mi è uscita la pancia, no? Banalmente si fa questa associazione, ma a livello scientifico c'è effettivamente un riscontro, c'è una giustificazione? Sì e no, 50-50, cioè è ovvio che se si mangia di più si accumula grasso, e quello è sicuro, e questo è il matematico, una delle poche cose matematiche della medicina praticamente. E è anche vero che ovviamente dove questo grasso si va a depositare dipende anche da alcuni fattori. Molte, parlando di alcune persone, si dice è un falso magro, cioè nel senso che sale sulla bilancia e scopriamo un peso apparentemente superiore a quello che l'occhio ci potrebbe dire. In realtà perché? Perché magari la deposizione del grasso in questa persona assume un aspetto più generale, cioè mette grasso dappertutto, non ha effettivamente dei punti dove ha un grosso eccesso. Questo avviene soprattutto per esempio negli sportivi, cioè persone che fanno molto sport, che però mangiano un pochino di più di quello che gli serve, quindi accumulano ugualmente
grasso perché hanno mangiato troppo, però lo fanno in maniera molto più proporzionale. Questo perché? Perché, come abbiamo accennato prima, dove il grasso va a finire una volta che deve essere accumulato, che si è formato, dipende da alcuni fattori. Ecco, gli ormoni sono fondamentali. Quindi un eccesso calorico che prevede, cioè che presenta un eccesso percentuale di carboidrati, soprattutto i carboidrati ad alto indice glicemico, come ahimè cioccolate, caramelle, ma ahimè anche pane, pasta, pizza, se assunti in modo esagerato, alzano l'insulina in maniera esagerata anche. E l'insulina, che è uno degli ormoni, diciamo che il direttore d'orchestra degli ormoni che guidano i metabolismi nell'organismo, l'insulina dice al grasso, alle calorie in eccesso che devono essere accumulate come grasso, e dice anche al grasso dove deve andarsi a mettere praticamente. E nell'uomo, con la partecipazione del testosterone, il grasso tende ad essere accumulato soprattutto nella zona dell'addome. Infatti molto spesso vediamo un uomo di spalle, vediamo che sembra perfetto, e magari si gira e scopriamo un pancione prominente. Nella donna invece gli ormoni femminili, quindi interagendo ancora una volta con il resto, fanno sì che si abbia una deposizione di grasso che viene definita di tipo ginoide, in contrapposizione all'altra che è androide. È un grasso che non si deposita fondamentalmente sull'addome, quindi vediamo questa donna con la pancetta piccola in rapporto all'uomo di cui parlavamo prima, ma ahimè va nei punti critici, che sono i fianchi, le sedere e le gambe. C'è da dire però che, se da un punto di vista estetico magari può sembrare più penalizzante, da un punto di vista del rischio di malattia, tornando a quel discorso di prima della circonferenza della vita, noi vediamo che a parità di sovrappeso la donna ha meno rischi metabolici dell'uomo. Questo perché? Perché il grasso che fa male, il grasso che veramente ci espone ad avere più probabilità di contrarre un diabete, di avere un infarto del miocardio, un ictus o ahimè anche alcuni tipi di tumori, è il grasso viscerale, non quello somatico. Il grasso somatico è quello dei fianchetti praticamente, il grasso viscerale è quello invece che è dentro, che praticamente si va a insinuare fra gli organi, nell'intestino. Ecco, noi non dobbiamo immaginare la persona grassa come grassa soltanto fuori, è una persona che ha i polmoni infiltrati di grasso, che ha il cuore che galleggia nel grasso, e quindi è tutto l'organismo che è come una macchina che va col freno a mano tirato praticamente, che andando in queste condizioni avrà un'usura e un consumo purtroppo esagerato. Basti pensare dall'altro lato che per quanto riguarda la vita media, ahimè abbiamo pochissime speranze di poter superare una certa età se siamo obesi praticamente. Dall'altro lato l'unica prova certa che noi abbiamo di una situazione che è in grado di allungare la vita in maniera scientificamente accertata è la magrezza, ahimè. È la lieve restrizione calorica. Questo non significa che chi mangia, scendere in altre patologie, assolutamente, perché è stato visto che chi mangia poco è sbagliato, purtroppo è come l'obeso, ha gli stessi rischi. Ma chi mangia in maniera equilibrata, quindi con gli stessi, cioè con l'esatto apporto di nutrienti, carboidrati, proteine e grassi, e fa una dietina in miniatura, quindi leggermente al di sotto di quello che potrebbe essere il fabbisogno standard, ecco, per esempio una persona che giustamente che dovrebbe consumare 2000 calorie al giorno magari ne consuma 1700, ecco, che cosa succede? Che un po' alla volta negli anni magari perde grasso, perché per principio di prima, però è stato visto che questi soggetti vivono di più. È stato riscontrato non solo nell'uomo, tant'è vero che il centenario chi è la vecchietta magrissima che magari sembrava dovesse morire a 60 anni per quanto era deperita, invece ne vive un altro 50 praticamente. Non vediamo mai il nonnetto obeso che arriva a 100 e spegne le sue candeline. Invece anche per esempio in laboratorio si è stato visto che ha dei ceppi di, insomma, per fare degli esperimenti in laboratorio si usano degli animali che sono geneticamente simili, uguali praticamente, vengono prodotti come in serie. Perché? Per aver chiaro gli effetti di una situazione in un gruppo rispetto ad un altro, essendo identici. Ecco, è stato visto per esempio che gli animali del laboratorio, quelli sottoposti a restrizione calorica controllata, vivono il doppio degli altri. Le popolazioni che vivono di più al mondo sono popolazioni che, se noi andiamo a misurare l'introito calorico quotidiano, sono popolazioni che mangiano di meno, purtroppo. E queste sono parole che dobbiamo fare veramente
uso tutti i giorni, dovremmo ripeterceli ogni volta che siamo lì e diciamo vabbè, iniziamo la dieta da lunedì. Dieta non è per forza, ecco un'altra, mi si apre una piccola parentesi. Ecco, anche la parola dieta, presumo che bisogna ben definirla, nel senso che molti associano la parola dieta come per forza dieta dimagrante. Dieta è, come diceva anche lei, un certo. giusto stile, una giusta alimentazione. Ecco, a riguardo ovviamente del grasso, delle adiposità localizzate, la medicina, tornando a parlare invece di medicina estetica, quindi una persona che vorrebbe magari togliere quel fianchetto alla pancetta o un accumulo di grasso nelle gambe, adesso magari ci dirà dove effettivamente si può togliere del grasso. La tecnologia cosa ci permette, cosa può fare per sciogliere appunto il grasso? Allora, intelligentemente lei ha parlato di dieta, perché ovviamente la dieta deve essere il punto di partenza, cioè non esiste tecnologia, metodica o qualunque altra cosa che possa funzionare da scorciatoia per arrivare dove vorremmo arrivare, sia da un punto di vista salutistico che estetico. Ecco. Ora, a livello di dieta potremmo parlare, se ne parlerà appunto in futuro, ma schematicamente possiamo ricondurre tutto ad una cosa, cioè, hai idea di quante diete esistono al mondo? In questo modo. Ma se inventano miliardi tra giornali... Di diete al mondo ne esistono due, la giusta e la sbagliata. Perfetto. Qual è la giusta? Ecco qui. La giusta è quella che dà l'esatto numero di nutrienti rispetto al proprio fabbisogno. Ora, quindi non esiste una dieta, cioè anche la dieta che fanno i cinesi è giusta, se andiamo a vederla, quelli che fanno i giapponesi, ogni popolo in base alla propria cultura, alla propria disponibilità di cibi, ha elaborato nei secoli una dieta che, guarda caso, se la andiamo ad esaminare, contiene più o meno lo stesso, una percentuale, una proporzione di macronutrienti che è quella poi che è accettata universalmente. Quindi la dieta giusta è quella che rispetta grosso modo questi macronutrienti. E in estetica dobbiamo sempre partire da questo, non soltanto per le adiposità, ma anche quando trattiamo altri tipi di problemi. Quindi è una dieta che non si fa per 2 mesi, non si fa per 3 mesi, non si fa da aprile fino a giugno per andare al mare, è una dieta che si fa sempre, assolutamente. Deve diventare uno stile di vita. Deve diventare uno stile di vita, ecco. Ecco, certo, questo non significa che il cibo è anche socializzazione, cultura, divertimento, storia, quindi la buffata piacevole in compagnia ovviamente non va demonizzata, però la buffata è come le vacanze. No? Bisogna lavorare per molto tempo e un paio di volte all'anno, se si è fortunati, se no una volta, si va in vacanza e ci si diverte. Ecco, lo sfogo nel cibo dovrebbe essere come quello, dovrebbe essere l'eccezione, una volta a settimana, ecco, sabato sera magari, quindi già è qualcosa. Ora, detto questo, una volta inquadrato il paziente e impostato bene tutto quanto il discorso da un punto di vista nutrizionale, e non dimentichiamolo di attività fisica, perché siamo come esseri umani, cioè siamo stati fatti non per stare seduti su una scrivania, stare al computer, ma chi ci ha programmato pensava che dovessimo andare a caccia, fuggire dai leoni e così via, quindi dobbiamo riscoprire un po' la nostra fisicità. Fatto questo, a quel punto possiamo parlare di metodiche, di tecnologie e così via. Quando si parla di grasso, la prima cosa che viene in mente è la liposuzione. Esatto, che abbiamo affrontato col professor Franchi. Certo, abbastanza puntata. Intuitivo. Sì. È ovviamente una metodica estremamente efficace, in grado di risolvere situazioni anche complesse, però ricordiamoci che è un intervento, certo. È un intervento di una certa complessità, appunto, con indicazioni, controindicazioni, effetti collaterali, e va riservato a casi ben specifici. Magari i casi ben specifici sono anche quelli di obesità, immagino, per affrontare un tipo di intervento. Sì, diciamo che se parliamo già di obesità, cioè ricordiamo l'indice di massa corporea, ecco, quindi un indice di massa corporea superiore a 30, purtroppo controindica l'intervento estetico, cioè se abbiamo un obeso, prima di proporgli la riposizione, dobbiamo essere sicuri che ci segua sulla strada della ottimizzazione del proprio regime di vita. Però può esserci una persona che, nonostante tutto sommato non sia così grassa, così in sovrappeso, abbia un problema di adiposità localizzata molto marcato praticamente, oppure una persona che voglia fare una procedura medico-estetica più complessa, tipo, che so, una liposcultura associata a un lipofilling,
cioè quindi usare il grasso tolto dalla pancia o dai glutei per esempio per riempire, non so, il seno o per modellare il viso e così via. Chiaramente lì parliamo di liposuzione classica, perché il grasso aspirato deve avere certe caratteristiche così. Però, ahimè, la percentuale di pazienti che sono disponibili a ricorrere alla liposuzione è molto bassa, anche a ragione, è un intervento, c'è bisogno di una convalescenza e così via. Quindi il paziente che cosa fa? Molte volte si rivolge a tutta un'altra serie di procedure, di tecnologie, di metodiche che nella grande maggioranza dei casi, ahimè, non hanno una grossa efficacia praticamente. Cioè il grasso non si può sciogliere dall'esterno appoggiando una sonda sulla cute praticamente. Presumo che poi si andrebbe, per arrivare al grasso, si andrebbe anche ad intaccare... Brava, ecco, cioè, ciò che c'è tra appunto la pelle e il grasso. Assolutamente, cioè, molte delle metodiche non invasive che oggi sono proposte purtroppo vanno a cozzare con questo semplicissimo principio che lei ha intuito, cioè per sciogliere il grasso c'è bisogno di una quantità di energia che non possiamo veicolare, a mio giudizio, dall'esterno, perché perderemo la selettività di colpire il grasso senza andare ad intaccare gli organi addominali. Cioè, adesso senza fare pubblicità negativa, ma alcune metodiche in commercio pretendono di sciogliere un cuscinetto adiposo dell'addome senza spaccarmi la milza che sta 3 cm più sotto e che quindi verrebbe sicuramente così colpita dalla stessa energia, quindi non c'è selettività praticamente. Ecco. Quindi a metà strada fra quelli che possono essere quindi metodologie molto invasive come la liposuzione e metodologie, ahimè, solo scarsamente efficaci o quantomeno efficaci in superficie, o che si possono usare in combinazione queste metodiche, ultimamente ci sono due metodiche che a me piacciono molto e che sicuramente vanno a rappresentare quella via di mezzo praticamente, e qui la tecnologia ci viene in aiuto, in particolar modo la tecnologia laser e la radiofrequenza. Quindi parliamo comunque di tecniche non invasive? Modicamente invasive, okay. Perché proprio per quel discorso che ho detto prima, essendo difficile veicolare un'energia esterna che mi sciolga il grasso in profondità, noi questa energia, per essere più selettiva, dobbiamo portarla a livello del grasso, quindi all'interno. Ecco. E quindi un raggio laser che ha un'azione grosso modo come una moneta da un euro, cioè che scioglie tutto quello che sta intorno per lo spazio della moneta di un euro, se noi lo usiamo in superficie possiamo arrivare al massimo a qualche centimetro, diciamo, è forse eccessivo, diciamo una moneta da 10 centesimi. Ecco. E per poter trattare tutto un panicolo adiposo che molte volte è abbastanza spesso, può raggiungere anche i 5 centimetri, anche i 10 centimetri a volte di spessore, ovviamente cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo entrare in questo panicolo, e quindi da qui la modica invasività, sarebbe di un sondino che può essere un sondino. Quello che stiamo vedendo, presumo, sì, dalle immagini? È quello che stiamo vedendo, quello in particolare è una tecnologia con la radiofrequenza, ma il laser utilizza più o meno la stessa metodica. E che cosa facciamo? Andiamo nel tessuto adiposo, nello spessore del tessuto adiposo, dove andiamo ad erogare un'energia. Quindi entrando direttamente in contatto con l'adipocita, noi possiamo essere sicuri di portare una grossa quantità di energia a contatto con lo stesso, è di realizzare quella che si chiama la lipolisi praticamente, e avendo anche la possibilità, come stiamo vedendo in questo momento, di avere un'azione di retrazione sul tessuto, perché queste fonti di energia sono in grado di determinare quello che si chiama lo shrinking del collagene praticamente, cioè una retrazione dovuta al calore emanato dalla sonda. Per essere ancora più precisi, magari scendo in un linguaggio più comprensibile, queste metodiche ci permettono di ottenere sui tessuti l'effetto bistecca, cioè quello che succede quando noi cuociamo una bistecca nella padella, magari è molto grande e poi a fine cottura si è ristretta della metà. Che cosa è successo? Sì, magari la carne era gonfiata con gli ormoni, è anche quello, però fondamentalmente è la coagulazione delle proteine dovuta al calore che fa sì che praticamente le fibre collagene connettivali elastiche vanno a collassare su se stessa, come se buttiamo una busta di plastica nel fuoco praticamente, e quindi la stessa cosa avviene a livello tessutale e ci permette di avere dei risultati molto molto interessanti in quelle situazioni di mezzo in cui non c'è un eccesso adiposo clamoroso, in cui non c'è una perdita di elasticità clamorosa, quindi non c'è un'indicazione né per una liposuzione né per un'addominoplastica, per un intervento chirurgico, ma di qualcosa più soft, diciamo, che ci possa permettere di ecco. E in realtà la richiesta oggi si estrinseca soprattutto in questa direzione. Le persone non hanno tempo di
di stare a casa, di fare una convalescenza. Oggi si lavora, non si ha tempo per fermarsi, non vogliono prendersi dei rischi eccessivi per l'estetica praticamente, quindi... Ecco, per spiegare bene e capire un po' la differenza tra ciò che può fare la chirurgia plastica e ciò che può fare la medicina estetica per sciogliere, in questo caso sciogliere, eliminare il grasso, mentre stava ben spiegando come veniva appunto queste nuove tecnologie, ho visto delle immagini che sono andate anche di cos'era quello, un pezzo di grasso, presumo, che veniva sciolto, quindi il principio fondamentale, eccolo qui. Perfetto. Sì, ecco, questo spiega, questa è la tecnologia laser e fa grosso modo intuire quello che succede all'interno del nostro pezzo. Ecco, quello è niente panico, è un pezzo di grasso di pollo. Non siamo fatti così. No, più o meno. Ecco, però il video è accelerato per far vedere un attimino. Certo, sì, per arrivare subito alla soluzione. Ecco, vediamo quella specie di olio e il grasso denaturato che è stato sciolto. Diciamo che nell'organismo avviene esattamente la stessa cosa, quindi il tessuto adiposo viene... Quindi ecco, una domanda che mi viene subito da porre guardando queste immagini, questa è un'altra differenza tra la liposcultura, liposuzione e queste nuove tecniche, ovvero che in queste il grasso viene sciolto, quindi poi viene presumo in alcuni casi eliminato oppure viene semplicemente riassorbito, cosa succede? Una volta che viene sciolto il grasso, come viene effettivamente eliminato dal nostro corpo? Allora, dipende dalla quantità di grasso da trattare. Se si tratta di piccolissime zone, come può essere un doppio mento, oppure le braccia, o una caviglia, o una piccolissima porzione di addome, quella classica pieghettina che non vuole andare via, praticamente, il grasso sciolto viene lasciato nei tessuti e quindi viene riassorbito normalmente, naturalmente, nei tessuti. Come? Una volta che è stato denaturato, il grasso ha perso completamente tutte le sue caratteristiche, quindi diventa quasi un corpo estraneo, viene riassorbito con lo stesso meccanismo con cui l'organismo riassorbe il tessuto necrotico di una ferita che ci siamo procurati praticamente. Se invece ci troviamo a trattare zone relativamente più estese, quindi pretendiamo di sciogliere una maggiore quantità di grasso, per tutta una serie di motivi non è opportuno lasciare tutto quanto questo grasso nell'organismo e quindi che cosa si fa? Si va a cercare di tirarne fuori il più possibile, quindi con un'aspirazione molto leggera, con una piccola cannuletta arrotondata, con una metodica che assomiglia alla riposizione ma che si prefigge lo scopo soltanto di aspirare la porzione di grasso, o quasi soltanto la porzione di grasso che era stata sciolta praticamente, quindi abbiamo già un passo successivo, ma diciamo che non sono metodiche in alternativa completa alla liposcultura classica. Perché? Perché oggi moltissimi chirurghi che magari effettuano un'operazione di liposcultura di un certo livello, partiamo dell'ordine di qualche litro di aspirato praticamente, tanto per intenderci, con queste metodiche noi andiamo dal 300 ml fino ai 700-800 ml di grasso che possiamo sciogliere, ecco, tanto per intenderci sono 3 lattine di birra, grosso modo, ecco, quindi non più di quello, ecco. Ma anche nelle metodiche maggiori, dove ci si pone sono gli obiettivi molto più ambiziosi, fa precedere la seduta di liposcultura da una seduta di laser lipolisi o di lipolisi radiofrequenza assistita dà dei risultati estremamente maggiori. Quindi diciamo che non sono dei trattamenti fini a se stessi, ma sono due frecce in più che noi abbiamo nel nostro arco per poter trattare le adiposità a 360 gradi, quindi dalle piccolissime fino anche alle più grandi. E io per coloro che magari si sono sintonizzati in questo momento o da poco, non dall'inizio della puntata, voglio ricordarvi che siamo in diretta, quindi potete scriverci delle mail, fare delle domande al dottore che ci sta dando questa consulenza scientifica riguardo del grasso e delle adiposità localizzate scrivendoci a equipedelbenessere@tv6.it o chiedere direttamente qui studio facendo una telefonata al numero che vedete appunto sovrimpressione, che è 085 93 59 843. Continuando a parlare di queste metodiche, quindi appunto della Smart Lipo, della Body Tight, ecco, un'altra curiosità, abbiamo visto già alcune differenze con la liposcultura, la liposuzione, una fondamentale che finora non abbiamo citato, non ci sono tagli, cicatrici, cosa che verrebbe subito in mente, no? Nel momento in cui si interviene internamente. Certo, no, non ci sono tagli, per la verità neanche nella liposuzione ci sono tagli, c'è una piccolissima incisione
che è l'entrata della cannula che si usa. Ovviamente in queste metodiche il buchetto è più piccolo perché la cannula è piccolissima. Che non ci siano cicatrici, generalmente no, generalmente guarisce completamente, però la cicatrizzazione purtroppo non dipende sempre da quello che facciamo noi, dipende anche e soprattutto dall'organismo come reagisce, quindi qualche volta può rimanere un piccolissimo puntino, ma generalmente nulla che sia esteticamente compromettente, in genere non si vede. Ecco, il grasso bene o male è presente un po' nella maggior parte del nostro corpo, quindi in quale zona effettivamente si può intervenire? Guardi, le dico percentualmente le zone che trattiamo più frequentemente. Ecco, nei maschi al primissimo posto addome e fianchi, maniglie dell'amore praticamente. I maschi rappresentano una notevole percentuale dei pazienti che si rivolgono a queste metodiche. E diciamo che in alcune situazioni particolari veramente rappresentano una risposta ideale, tipo prende per esempio il culturista, che magari si allena da una vita e è perfettamente a posto, ma geneticamente ha quei rotolini che in effetti non andranno via mai con tutto l'allenamento che vogliamo fare. Ecco, in questi casi veramente l'intervento è non solo risolutivo, ma permette al soggetto, all'atleta, di potersi valorizzare come tale, quindi di poter esprimere il proprio potenziale, perché ovviamente i concorsi di culturismo, di bodybuilding si vincono quasi esclusivamente sulla perfezione fisica, quindi lì un rotolino e siamo fuori, oppure un'attrice, ecco, quindi diciamo che sono i candidati ideali per queste metodiche soft. Le donne, sempre riallacciandoci all'obesità ginoide, praticamente i distretti più gettonati sono le zone peritrocanteriche, quindi i fianchi, i bassi, l'interno coscia e anche l'addome. Ecco, ripensando un po' alle vecchie puntate, scorse puntate, che comunque vi ricordo potete vedere sul nostro sito tv6.it cercando Equipe del Benessere tra i programmi, con il professor Franchi stavamo appunto parlando della risoluzione definitiva di liposcultura, parlando appunto, ci ha dato una buona illustrazione su ciò che è la composizione corporea, io adesso non so, uso dei termini forse un po' banali, di come siamo effettivamente composti a livello di grasso. Qui parliamo non di mangiate e cresce soltanto una zona, ma proprio della composizione, no? Quindi mi viene in mente da farle questa domanda: sciogliendo ed eliminando questo grasso localizzato, effettivamente poi non si riproduce, non si ricrea, vengono semplicemente tolte le cellule di grasso, quindi vengono sciolte e tolte le cellule di grasso? Mi riallacciamo un po' al discorso. Certo. Allora, diciamo, perché si ingrassa soprattutto nella pancia? Il risultato comunque, ecco, è definitivo, nel senso... In un certo senso, ecco, diciamo, okay. Allora, noi ingrassiamo più in determinati... Perché per esempio non mettiamo grasso, o perlomeno di meno, intorno alle dita o intorno agli occhi o sul naso e così via? Ecco, allora c'è ovviamente un motivo, ecco, perché la natura ha stabilito che, e in effetti ha ragione, cioè che il posto più economico da tutti i punti di vista dove accumulare grasso è intorno alla vita, perché è il posto, diciamo, il baricentro dell'organismo, dà meno fastidio nel correre, dà meno fastidio nelle attività, si vede anche un po' di meno d'inverno e quindi si copre con un buon maglione. Ecco, probabilmente, ma perché si mette grasso soprattutto in queste zone? Perché ci sono più cellule adipose, quindi perché i depositi sono maggiori praticamente, quindi la capacità di deposito dell'addome è estremamente maggiore rispetto ad altri distretti. Ora, con queste metodiche noi andiamo, non si realizza un dimagrimento localizzato, ma si realizza una perdita di cellule in questa zona, perché le sciogliamo con la Smart Lipo, perché le togliamo direttamente con la liposuzione e così via. Quindi la capacità di accumulare in questa zona viene persa in maniera direttamente proporzionale alla quantità di cellule che noi abbiamo distrutto. Però questo non significa che mangiando non ricresca il grasso. Schematicamente è stato calcolato, ma in maniera molto grossolana, che ogni 7000 calorie di accumulo che noi facciamo scatta un chiletto. Che significa che se lei ha un bilancio calorico di 2000 calorie al giorno e ne mangia 3000, mette un chilo a settimana praticamente, grosso modo, per intenderci. Ora, anche dopo aver fatto una grossa liposuzione che ha fatto perdere 10 cm di girovita, se lei continua a mangiare 1000 calorie in più
al giorno, e in 7-8 giorni mette un chilo ugualmente. La differenza qual è? È che magari non sarà un po' più distribuito, perché quella zona non sarà più capace di immagazzinare tutto quel grasso, anche se, ahimè, le cellule adipose purtroppo hanno una capacità di espandersi praticamente, quindi hanno questo serbatoio che può crescere in maniera, non dico infinita, ma insomma estremamente elevata. Quindi ancora una volta il paziente estetico che presenta un problema di composizione corporea in senso adiposo va istruito, e dobbiamo purtroppo essere quasi sicuri che manterrà questi precetti che gli diamo anche e soprattutto dopo il raggiungimento del risultato, perché altrimenti sì, non sarà mai come prima, però insomma il gioco potrebbe non valere più la candela se dopo. Quindi ci conferma che la base, il discorso che facevamo all'inizio, che ogni trattamento ha i suoi ottimi risultati, certo, ma deve ovviamente essere accompagnato da ciò che può essere, sembra scontato, ma è fondamentale: attività fisica, ma soprattutto una giusta alimentazione. Certo. Purtroppo che succede? Noi dai mass media ci vengono dei messaggi a volte estremamente fuorvianti praticamente, quindi che so, che sia facile avere un bell'aspetto, che dietro le ultime pilloline possa esserci la scomparsa della cellulite o della pancetta e così via. Purtroppo non è così, cioè la salute e conseguentemente la bellezza, come disse il professor Franchi l'altra volta, è una conquista progressiva, cioè è come laurearsi all'università o costruirsi una casa e così via, quindi non si fa in un giorno o due, bisogna aver chiaro cosa fare, lavorarci per farlo praticamente, e giorno dopo giorno mettere un mattoncino. Il risultato sarà un risultato appagante, cioè un corpo sano che funziona bene e probabilmente che esprime il suo massimo potenziale di bellezza. Io ho ancora un'altra domanda da porle. Questo tipo di trattamento può essere comunque nuovamente fatto su una stessa zona? Sì, assolutamente, proprio per anche la liposuzione può essere fatta più volte sulla stessa zona, ma questo trattamento per definizione è estremamente ripetibile. In alcuni casi è, tra virgolette, obbligatoriamente ripetibile, cioè in alcuni casi in cui abbiamo un problema un po' più complesso, o per esempio in alcuni distretti come le braccia che non rispondono in maniera così efficace come in altre parti, dobbiamo dire al paziente che per avere un risultato probabilmente conforme alle reali aspettative dobbiamo fare più di una seduta, quindi non c'è un limite, effettivamente può essere ripetuto tantissime volte. Ecco, perfetto, quindi chi consiglia effettivamente questo tipo di intervento, che mi sembra di aver capito è prettamente di modellamento del corpo? È un trattamento di modellamento. A chi vuole dare un consiglio, un aneddoto, una perla, un'ultima pillola, prima di salutare e chiudere la puntata, ha un racconto particolare riguardo di questo, oppure un consiglio da dare lei agli altri? Ma un consiglio è, giustamente, visto che dobbiamo concluderci, la cautela e il realismo, ecco, quindi non credere alle facili promesse praticamente. Non credere a chi propone la 51esima dieta prima della 50esima, che uno ha fatto praticamente, se non si scende nell'ottica di idee appunto di questa gradualità, di questa meticolosità. Perfetto, noi ringraziamo il medico chirurgo estetico, nonché direttore medico dell'equipe dermoestetica, il dottor Donato Zizzi, speriamo insomma ci rivedremo nelle prossime puntate, ricordandovi anche che nelle prossime ci sarà appunto la nutrizione. Vi voglio ricordare il sondaggio che è presente sul sito www.tv6.it: in quale peccato di gola cadi più spesso? Quindi vi invito a dare la vostra risposta e vi invito anche a, insomma, vi voglio ricordare che le varie puntate, varie appuntamenti qui sono tranquillamente visitabili sul sito tv6.it. L'appuntamento come sempre torna in diretta ogni mercoledì nell'Equipe del Benessere. Buona serata.